giovane che si appassiona al lavoro del nonno e che decide di farlo un po' diversamente quando cresce? Sì, vivendo in una famiglia che si è sempre occupata di agricoltura, appunto mio nonno ha iniziato con l'azienda agricola, ha continuato mio zio e mio padre, ci siamo appassionati, però per fare l'agricoltore bisogna avere anche un reddito sostenibile e per raggiungere questo reddito abbiamo avuto l'idea di trasformare un prodotto che è l'oliva, che in azienda ce n'è in abbondanza, in olio extravergine d'oliva e commercializzarlo direttamente. Poi l'azienda produce tante altre cose, dal seminativo come grano duro, grano tenero, girasoli, erba medica, anche colture portaseme come cipolle, cavoli e cipollina. Abbiamo come colture arboree vigneti e oliveti appunto. La nostra azienda è Società Agricola La Spiga di Monterubiano in provincia di Fermo. Cosa ha fatto per voi il programma di sviluppo rurale? Ci aiuterà a impiantare un nuovo oliveto sia intensivo che tradizionale con lo scopo di avere una maggiore produzione e magari dopo trasformarlo anche meglio con l'imbottigliamento. Per venderlo su quali mercati? Mercati locali e magari in futuro anche esteri. Qual è il nuovo progetto di questa azienda? Di fare una cantina e vendere il vino con una nuova etichetta. Abbiamo un vigneto e abbiamo Montepulciano e Sangiovese e un po' di bianca. Facciamo la raccolta a mano senza meccanizzazione.